Buongiorno, benvenuti, bentornati in un nuovo video. Come va? Come state? Spero bene. Allora, oggi location un po' diversa. Comunque vi voglio mostrare i prodotti finiti. Non solo dei detersivi, che qualcosa si intravede, ma anche della cura della persona. Inizio. Il primo prodotto che è l'Om Circus ammorbidente, quello azzurro, 40 lavaggi, pagato 1,35 euro da acqua e sapone, se non sbaglio, no, da Tigotà, era in offerta, tipo ne ho presi 5-6 e ne ho conservato uno solo, buono, ve lo consiglio. Dopodiché passerei a un altro detersivo che è sempre un ammorbidente, il Fabuloso al Cocco. Fabuloso al Cocco maxi risparmio, quindi 82 lavaggi, 1 litro e 9, quasi 2 litri praticamente. Il migliore in commercio, nel senso che rispetto a tanti altri questo lascia il profumo, quindi anche questo ve lo straconsiglio. E quindi tipo dove non c'è questo, io prendo questo. Poi, deodorante, è un deodorante non molto conosciuto perché la marca Aline, comunque buonissimo, meglio della Nivea secondo me, ma non è tanto il marchio secondo me che fa, ma quanto la freschezza, il profumo che hanno. Questo qua preso all'Inns e ora non lo trovo più. Poi, dicevo, l'Isoform, detergente igienizzante, colori brillanti, ottimo, l'ho usato soprattutto per i vestiti del piccolo, anche questo buono, ve lo consiglio. Dopodiché ho provato e ho trovato in offerta da Ipersop questo General, che praticamente l'avevo visto a casa di una mia amica. Io ho detto, ma è tanto grande, mi va bene a me. E ho sentito profumo praticamente della sua asciugatrice. Intanto che andava l'asciugatrice era fatto, cioè il lavaggio era stato fatto con questo. E buono, ho trovato, adesso non mi ricordo, 2 euro sarà stato in offerta. Buono, non male devo dire. Poi, per chi di ammorbidenti non sa dove sbattere la testa e vuole profumo, scusate, volete profumo, non volete ammorbidenti, potete mettere nella lavatrice, ovviamente, detersivo ammorbidente, più aggiungere questo, che è un profumatore, e è un profumatore per la lavatrice e per i pavimenti. Io ammetto che per ora l'ho usato soltanto per la lavatrice, bastano tipo 4 spruzzate massimo e è buonissimo, è buonissimo. Questo è straconsigliato. Poi, quando si hanno problemi di scarichi, ovviamente io vado su questi, su quelli granulati. Questo è quello del Penny, è l'unico che funziona, devo ammettere che è l'unico che funziona. Poi, balsamo della Nier, quindi dell'Eurospin. Fa il suo effetto, niente da dire, 500 ml sarà un euro 50, mi ricordo più, comunque funziona. E scusate, un po' si lamenta. Allora, Napisan, ora ve lo prendo, intanto vi dico questo, Napisan è il migliore in assoluto in commercio e sgrassa, igienizza, igiene profonda, quindi questo lo sapete, immagino, soprattutto periodo Covid, questo è il migliore, quindi approvatissimo. Pare che dorme, speriamo bene. Andiamo avanti. Ultra dolce shampoo alla camomilla per capelli chiari, quindi l'ho usato per tutte noi femmine. Buono, ultra dolce è sempre migliore. Poi questo è l'ammorbidente che, essendo igienizzante, appunto lo posso utilizzare più che altro per igienizzare e non tanto per profumare. Quindi, essendo un ammorbidente per capi, secondo me, delicati, lo uso appunto per il piccolo Nathan, solo per i suoi capi praticamente. Poi, questo della Dexal, quindi dell'Eurospin. Il detergente inox penso che funzioni come quello della Smac, ok? Perché ne ho provato un altro, finché non ho finito non posso farvelo vedere. Comunque, quello che sto usando è della Om Circus, ecco.
questo invece era meglio, funzionava, e quindi questo funziona. Quindi sapete che nel caso è dell'Eurospin. Poi ne avevo conservato un altro, sempre questo nuovo formato 250 ml, quello di prima era un maxi risparmio, quindi per farvi vedere che appunto ne avevo conservati un po'. Poi vediamo cos'altro riesco a trovare. Home Circus, candeggina delicata, smacchia eccetera, faccio lavoro, sinceramente è promosso alla fine, come tante cose si paga tanto il marchio, quindi vado a pagare l'omino bianco e quello che è perché pago il marchio, alla fine fanno tutti la stessa cosa, soltanto costano un po' di più, questo è il mio parere, quindi anche questo promosso. Si rimuove. Poi andiamo avanti con zero lavatrice, quindi questo è il detersivo per la lavatrice che ovviamente uso per i piccoli. Bene, non, cioè no, non ho profumo perché ovviamente è per capi delicati. In mezzo a tutte queste cose che io vi sto facendo vedere ho anche tenuto, ma tipo l'ho tenuto lì un po' troppo, infatti visto che c'è la plastica approfitto così butto via il disinfettante Kiko, che tipo ormai questo è il secondo e dopo che ho finito quello che ho non credo di usarne più, e ovviamente Kiko the best, che dire, tanto sta facendo la raccolta della plastica. Poi come vi dicevo c'è solo questo, quindi questo è il secondo e non so quanti altri ne ho conservati sinceramente parlando, dopo vi faccio vedere altre cose. Poi ho tenuto questo che è della Bioform, per i pavimenti, disinfettante buono, disinfetta, buon profumo. Poi il Dixan. Allora, io non compro mai Dixan. Ho trovato in offerta tipo tre confezioni a 8 euro, 9 euro, non mi ricordo. Ho deciso di prenderli perché ovviamente approfittavo dell'offerta. Ma devo essere sincera che Dixan non lascia tutto questo profumo, quindi insomma, fate voi, magari c'è chi piace. Poi se mi ricordo se ho finito tutto, ma c'è ancora qualcosina. Allora, ce la farò. Ecco, tanto per cominciare. Eccolo un altro, questo è il terzo. Avete tutto un quanto di tutti i cosi attappati, no? Semplicemente dovevo fare un rapide e non riuscivo, non andava. Insomma, dopo tre tentativi è andata. In ogni caso, Kiko, sempre per il piccolo Nathan, buonissimo. Quindi questo lo ricomprerò anche. Mastro Lindo bagno, Mastro Lindo sempre migliore e anche questo lo ricomprerò, ma ho comprato altri prodotti per provarli. Ovviamente nuovo formato, quindi questo è il terzo che vi faccio vedere. Dopodiché, che ce la faccio. E ci siamo. Allora, siamo qui. Un po' disperati, però ci siamo. E cercavo anche di mostrarvi altre cose che ovviamente devo buttare perché sono plastica. Ho trovato in offerta queste lanette 6 più 6, quindi sono 12 a 2 euro più o meno. Ho voluto tenere la carta della la carta igienica della regina buona perché ce n'è tanta. Poi, allora, 25 euro, 24,50 euro praticamente sarebbe la crema della Mustela, ma in realtà io l'ho pagata solo 8 euro. Comunque la sto ancora usando, ho tenuto la scatola, ma molto buona. Salviette del Pissa, buonissime. Non sono le classiche salviette che fai fatica a tirarla su con una mano, anche se ovviamente trovatemene una, però buone. Poi pannolini,
taglia 3, 6, 11 fili dell'area Scalfient, che sono quelle che trovate alla Coop, molto buoni, quindi, e costano poco, quindi molto convenienti. Poi un dentifricio, che è questo qui, la marca è Curasept, non so se si trova in internet, comunque è con il bicarbonato attivo. Praticamente io l'ho preso dal dentista, è uno dei pochi che funziona, perché come li si lavano e sono ovviamente al momento sono grigi, neri e dopo sono bianchissimi. Eccoci qua, nel frattempo mi chiamano anche. Questi sono i pannolini che avevo preso ancora quest'estate, ma mi sono dimenticata di... Cioè, vabbè, è un po' che non faccio video, quindi dei prodotti finiti. Questi pannolini qua praticamente sono buonissimi, sono della Cray, è stato un caso che li abbiamo presi. Peccato che non abbiamo una Cray qua vicino, abbiamo solo la Coop, però sono pannolini che vi straconsiglio, perché veramente sono buoni e assorbono. Poi, pannolini degli Aggies. Era la confezione quella da 9,90€ in offerta. Anche questi buoni, non, ovviamente non è Pampers, non è Cray, nel senso è Aggies, ma ognuno ha la sua, cioè poi dipende, se uno lo lascia tanto fare tante pipì è ovvio che prima o poi si bagna anche con i Pampers, insomma bisogna stare attenti e cambiarli molto spesso. Quindi per ora io non ho avuto problemi con nessun tipo di pannolino, perché comunque questo bambino lo cambio spesso, vero? Guarda, io c'ho la cravatta. Poi volevo far vedere salviette. Tema salviette. Salviette Pampers Sole e Luna 99 centesimi, buone. Salviette Pampers Sole e Luna sono diverse, buone, manca questo 99 centesimi. Salviette XXL della Lidl, quindi loop, come si chiama lui? Sensitive, buone, praticamente non mi lamento di niente. Dopodiché ce la dovrei fare a farvi vedere questa è una scatola che io non ho tenuto, cioè che io tengo ma che vi volevo far vedere, della Baby Love, che all'interno c'erano delle salviette, anche questo molto molto buone, e queste sono le più convenienti. Poi aspetta un attimo, ok, poi latte che uso per il piccolo, Baby Love 1, 5€ il pago, non ha problemi, e ha 4 mesi. Ho voluto tenere anche la carta igienica 2 veli della Lidl, buona perché è spessa. Questo è il latte che prendo invece Aptamil quando vado fuori, numero 1, quando vado fuori che può servire, eccetera. Ho voluto tenere anche il bicarbonato, è buono anche questo. Ecco, questo no, questo è bocciato, non me lo ricordo dove è stato preso perché non so se c'è scritto, ma non ci è piaciuto moltissimo a me. E dopo assorbenti petalo lines buoni, nel senso non puoi ne mangiare. Ho tenuto anche questi lines cotone, una novità, buoni. Oddio. E dopo di che ho tenuto i dischetti il cotone della DM, buoni. Poi ho tenuto un profumo della Bottega Verde, strabuono, che lo fanno solo d'estate. Questo che è un disinfettante spray, molto molto buono. Il mio amato deodorante che non lo trovo, dell'ex. Le salviette Pampers Sole Luna come prima, ma mi sono dimenticata che le avevo tenute 2. E infine un rossetto Wycon numero 06, comunque fantastico, che se solo la Wycon fosse qua vicino a fare uno shopping di quello mega galattico. Quindi per ora è tutto e ci vediamo al prossimo video.